Ciao a tutti, benvenuti ad un video che non vedevo l'ora di fare perché ultimamente mi è capitato quasi per caso di guardare dei video che soprattutto di ragazze americane che fanno diciamo un confronto tra le foto diciamo reali di personaggi anche influencer famosi su Instagram o che io comunque magari non conosco perché sono magari americane comunque e le loro foto che postano poi sui social e in alcuni casi le differenze sono davvero assurde, il che mi ha portato a conoscere una nuova app che io non conoscevo prima e che è Facetune, probabilmente la conosceranno tutti, ma io non la conoscevo e quindi la cosa mi ha incuriosito e oggi voglio provare a vedere insieme a voi come potrei modificare le mie foto, quelle che posto su Instagram con Facetune e vediamo che cosa succede. Prima però vi ricordo che se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale, lo vedete anche qui, attivando anche la campanellina per le notifiche e mi raccomando seguitemi anche sui social, trovate tutti i link sotto, soprattutto Instagram, proprio perché li pubblico spesso. Allora, io stamattina mi sono fatta queste 4 foto. Allora, come vedete, non fate caso all'espressione perché io ho fatto queste foto un po' al volo e okay, l'espressione è orrenda. Comunque, volutamente mi sono fatta anche foto con una illuminazione abbastanza brutta proprio perché così poi andremo a correggere bene tutte le cose e quindi voglio fare un confronto tra come io modificherei normalmente queste foto se le volessi postare su Instagram e come invece le andrei a modificare con Facetune e poi facciamo un confronto. Allora, partendo dalla prima, questa, io la modificherei in questo modo. Io normalmente non modifico mai il mio corpo o comunque i tratti del mio viso, vado a modificare semplicemente i valori normali, penso che tutti modificano in una foto la luminosità, il colore, il contrasto, la saturazione, posso aggiungere magari un filtro, un effetto luce. Se proprio voglio eliminare una rughetta che magari si vede, posso andarla a eliminare con il tastino sbiadisci, ma insomma più o meno quello che posto rispecchia la realtà, più o meno insomma poi ecco modificata in questi valori, ma per rendere proprio la foto di per sé anche più carina, perché appunto se la faccio con una luce orrenda, pessima, cerco comunque di renderla più colorata e più luminosa. E quindi questo sarebbe quindi un esempio di come io la modificherei. Poi modificherei queste altre allo stesso modo, intervenendo su vari livelli e vari elementi, tagliandola, togliendo quindi le cose che non servono, insomma io li modificherei in questo modo. Ma come vedete, tra il prima e il dopo non c'è praticamente differenza, sono sempre io. Ma andiamo ad utilizzare Facetune. Ok, allora questa è diciamo la schermata di Facetune con le foto da scegliere e sono le foto quelle originali che ho fatto stamattina e quindi iniziamo da questa che devo dire è veramente orrenda, guardate che occhiaie che ho e quindi andiamo innanzitutto a ritagliarla, ma questo credo che sia abbastanza normale in questi casi. E ok, poi andiamo ad intervenire sugli occhi usando questo sbianca, possiamo andare a intervenire sul bianco dell'occhio da quello che ho capito.
Io purtroppo ho la versione di Facetune un po' strana sul telefono, sul computer, non l'ho ben capito, però a me questa cosa dello sbiancamento non funziona. Però possiamo fare un'altra cosa. Allora, andando su toni, possiamo andare ad intervenire innanzitutto sulle occhiaie. Prendiamo per esempio questo e andando a selezionare, no, sì, ok, vedete come proprio cambia completamente, però ok, è abbastanza navigato. Adesso io direi che andiamo un pochino a attenuare questo effetto, ok, poi mettiamo un po' di blush, vediamo un po' di blush. Vediamo come viene. Abbastanza rosato. Modifichiamo il rossetto. Oh, qui funziona. Mettiamo delle labbra un pochino più scure e cancelliamo l'effetto che va un po' oltre. Oh, la cosa che volevo fare, quindi qui principalmente, era andare a modificare un po' tipo il naso, ok, quindi mi cambia proprio il viso, forse con questo, ok, vediamo, perché diciamo il mio naso un po' a patatina non è proprio molto instagrammabile. Quindi se io premo qui, vedete proprio come cambia troppo, è veramente una cosa eccessiva secondo me. Però, cioè poi andiamo proprio a modificarmi anche il corpo dopo. Però secondo me così già ho un viso più magro, vedete come cambia? Cioè a me questa cosa sinceramente fa un po' paura. Comunque, ok, direi che questa ci siamo, la salviamo. Poi proviamo a modificare il corpo. Allora, io mi sono fatta questa foto in questa posizione proprio perché volevo andare a intervenire. Allora, intanto, ok, ritagliamo i bordi. Devo andare a intervenire proprio sulla vita perché adesso c'è questa tendenza a volersi fare la vita stretta. E quindi ero curiosissima di vedere se effettivamente funziona il discorso. Quindi, tipo, cioè, cavolo, guardate, cioè, ci vuole veramente un attimo a fare una cosa del genere e a farsi anche un fisico molto più instagrammabile. Cioè, guardiamo la differenza, questa sono io prima e questa sono adesso.
Cioè, guardate che vitino che mi sono fatta in pochissimo, e volendo potrei allargare un pochino i fianchi, visto che adesso va di moda questo corpo a clessidra, diciamo. Cioè, io sono così e mi sono fatta così. Volendo potremmo andare a intervenire anche sulle cosce. Cioè, a me questa cosa comunque veramente fa quasi paura. Cioè, uno può farsi veramente il corpo che vuole. Guardate. Cioè, è spaventoso. Poi anche qui potremmo andare a intervenire. Allora, ok, questa la salviamo. Poi potremmo andare ad intervenire un po' anche sulla luminosità del viso, anche se appunto vi ripeto, io sto manovrando con il computer e non è assolutamente facile, però possiamo comunque aggiungere questi tocchi di luminosità al viso. Comunque guardate com'era molto più scuro e com'è più luminoso adesso. E volendo potremmo aggiungere un po' di luce anche qui sulla pancia. Voilà, salviamola. Ok, ma un'altra cosa che voglio fare, quindi abbiamo visto quanto sia diverso il mio corpo rispetto adesso. Un'altra cosa che voglio fare è modificare questa, la foto di profilo. Perché anche qui, come vedete, andremo ad intervenire sulla pancia e sul sedere e il risultato sarà ovviamente strabiliante. Già me lo immagino. Allora, andiamo a vedere. Ok. Allora, volendo possiamo anche rendere diciamo la base della nostra foto più luminosa, più chiara con lo strumento sbianca. Però ecco, appunto vi ripeto, io ho proprio volutamente fatto foto con una luminosità orrenda proprio per questo, perché poi volevo appunto intervenire in questo modo. Comunque, ok, andiamo a rimodella, ovviamente. Vediamo che succede se io mi tiro in fuori questo. Me lo alzo, mi stringo la pancia. Vediamo il prima e il dopo. Cioè, guardate, ovviamente il mio corpo è molto più sexy così, è indubbio. Posso anche tirarmi un pochino più indietro la pancia. Cioè, guardate la differenza. Mettiamo, ok, allora questo lo confermiamo. Mettiamo un pochino anche di luminosità al viso. Ok, e io direi che anche questo è a posto. A questo punto modifichiamo quest'altra, ma giusto un po' così al volo,
possiamo mettere la sfocatura anche per esempio di tutto il resto. Questo effetto mi piace molto. Ok, andiamo a togliere un po' di occhiaie. Poi con questi colori possiamo anche andare a creare un contouring al naso. Per esempio, contouring al naso. È già c'è differenza. E ovviamente andiamo a modificarmi il naso. Giusto perché uno non è mai contento del proprio aspetto. E quindi andiamoci a modificare il nasino. Facciamo un piccolo nasino alla francesina. Ok, vediamo la differenza. Ora vabbè, io non ho il viso storto così. Ovviamente è colpa della videocamera, perché io non ce l'ho a quel modo. Però volendo potremmo anche crearci un volto anche un pochino più magro, più scavato. Cioè veramente è abbastanza, comunque se ci pensiamo, abbastanza inquietante. Potremmo anche un pochino aumentarci i capelli. Ok, ecco la differenza. Ora non ci sto tanto a perdere tempo, potremmo andare ad intervenire per esempio anche con dettagli per rendere anche il trucco un pochino più marcato. E già qui per esempio le ciglia si vedono di più rispetto a prima, vedete, le ciglia si vedono di più. Questo si usa molto per evidenziare i trucchi. Comunque, gli occhi come sono più... Ok, ma la cosa comunque spaventosa è comunque il viso, perché è molto molto diverso. E comunque andiamo a salvare e facciamo un po' un punto della situazione. Quindi vediamo un po' a confronto, mettiamo a confronto appunto queste foto dell'originale, come la modifico io e come l'avrei modificata con Facetune. Ovviamente si vede con Facetune, magari il corpo soprattutto diventa molto più sexy, almeno comunque secondo gli standard a cui siamo abituati. Però cioè, io non posterei mai queste foto, perché cioè, non sono io. Cioè, chi mi conosce sa come sono fatta, chi mi vede sui video sa come sono fatta. Queste foto non sono io, cioè si vede che non è il mio corpo, che è comunque modificato, e quindi io non le posterei mai. Secondo me potrebbe essere una cosa carina invece nel caso del cosplay, o comunque come nel caso del cosplay che faccio io, nel senso che mi vado a disegnare addosso i costumi. In quel caso modificare le proporzioni del corpo potrebbe avere un senso, anche appunto scherzoso, giocoso,
perché comunque ci renderebbe, mi renderebbe più simile al personaggio manga che vorrei interpretare. Ma giusto, ecco, proprio per divertimento, ma che io abitualmente dovessi andare a modificare tutte le foto che posto in questo modo, assolutamente no, perché non sarei io. Potrei magari sì utilizzare Facetune per magari andare a dare più risalto al trucco, però non lo so, perché poi secondo me diventa comunque un'abitudine e non sei mai veramente tu, secondo me. Quindi io non approvo molto questa app, non approvo molto i fotoritocchi. Mi piace sì, ecco, modificare le foto, ma come lo faccio abitualmente io, che alla fine è anche un po' un volersi accettare per come si è e che non c'è niente di male. A me piacciono le foto che posto e non sento il bisogno di modificarmi nulla. Quindi questo è stato il mio esperimento per oggi, un po' così, perché l'app appunto non è che la so usare molto e l'ho dovuta utilizzare sul computer, insomma un po' un pastrocchio, però più o meno ho reso l'idea. E quindi fatemi sapere se il mio video vi è piaciuto, se voi utilizzate Facetune e cosa pensate di questo eccessivo ricorso al fotoritocco sui social, perché veramente sta diventando una piaga. Secondo me sta diventando una piaga, nessuno vuole veramente apparire per come è ed è brutto, molto brutto. Comunque vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!